Tra pochissimo, all'antivigilia, a Benvenuti a Tavola, parleremo di... Non ti sei preparato? No. Tra poco. Riso. No, l'hai già detto. Orologi. No. Capelli cotonati. Non è vero. Cioè, finti. Castoro. Buona visione da... Guardate che meraviglia! Casunziei, ravioli, tortelloni, pastificio Feltrino Casalingo. A Feltre in Piazzale Parmegiani 17. I buoni sapori di un tempo. Confezioniamo cesti natalizi per ogni esigenza. Ci chiamiamo Belluno Odontoiatrica. Siamo specializzati in implantologia immediata, in ortodonzia fissa e mobile, nello sbiancamento dei denti, nella prevenzione della carie nei bambini. Belluno Odontoiatrica, in via Vittorio Veneto a Belluno. Ogni mattina apriamo i nostri negozi, consapevoli e orgogliosi di offrirvi le migliori carni provenienti dagli allevamenti bellunesi. Roldo, i negozi di casa, a Bribano di Sedico e a Miss di Sospirolo. Benvenuti a tavola e bentornati da Arredomania a Bribano di Sedico in compagnia di Roberto, chef e titolare del ristorante Villa Clizia di Mas di Sedico. Hola, oggi è antivigilia, ne abbiamo ben 23 e stiamo per proporvi un piatto che... Potrebbe essere portato a Natale in tavola? Sì. Ok. Sicuramente sì, come antipastino, così poi oggi è lunedì, qualcosa di veloce, sfizioso. Va Vai, benissimo. Cosa faremo? Aspetta, leggo qua. Scherzo. La battuta di manzo piemontese con... Adesso sì, leggo. Con capperi, acciughe e pinoli. Cioè, me l'ha dettata un minuto fa, eh. Ingredienti. Ma... L'età. Senape, capperi, pinoli... Filetto di manzo piemontese, acciughe, pomodorino di guarnizione, sale, olio e pepe. Iniziamo la nostra ricetta. Prendiamo il filetto di manzo, lo tritiamo finemente a coltello, dopodiché andiamo a condirlo con senape, sale, pepe e olio. A parte prepariamo la battuta di capperi, pinoli, alici. E andiamo a pulire l'arancia per poi mettere delle fettine a vivo sul piatto. Parte finale della preparazione della battuta piemontese. Io ho gli occhi ormai che mi bruciano, un po' di commozione. Prego Roberto, mentre tu fai ultimo il piatto, vi ricordo le idee regalo da Arredomania. Abbiamo presentato tante volte tante bottiglie, queste sono un po' particolari, questa in particolar modo. Vi permette di riempire questo di acqua, metterlo tranquillamente in congelatore, dopodiché lo riassemblate al tappo, ci versate all'interno della caraffa il vino bianco e il vino rimane in tavola fresco per un bel po' di tempo. Wow, le polpettine! Facciamo le polpettine di battuta, così queste, bocconcino e via. Ok, perfetto. Ecco, guarda, dopo Giorgia, finiamo di impiattare. Noi ci rivediamo domani puntuali alla stessa ora per la vigilia. La vigilia è che? Di Natale, domani è il 24. Ma pensa a te. No, allora. È il 12 domani. È il 12, esatto. Arrivederci da...